come tutte le settimane, col nostro percorso angelico. Percorso angelico che oggi vedremo attraverso le carte dell'angelo custode, le carte delle risposte degli angeli di Dorian Virtue e le mie piccole carte Ascolta gli angeli. Ma vediamo che cosa gli angeli ci stanno raccomandando per questa settimana. La prima carta è una carta molto particolare, si chiama Contatto, e vedremo poi che cosa comporta questo contatto. La seconda carta ci dice Agisci. La terza carta ci parla di sincerità e obiettività e l'ultima ci dice sorpresa in arrivo. Incominciamo quindi dalla prima carta, la carta del contatto, ma ci dà una notizia, ci dice non sempre si può ottenere quello che si vuole. Questo deve farci riflettere perché forse stiamo chiedendo la cosa sbagliata, non stiamo chiedendo quello che è giusto che otteniamo, forse la nostra richiesta è stata un po' così appoggiata lì senza pensarci troppo e senza neanche andare a sentire davvero qual era il bisogno profondo dentro di noi. Infatti la seconda carta, quella delle risposte degli angeli, parla di azione, perché ci dice agisci, che sembra in contrasto col chiedere, ma in realtà è un incoraggiamento a chiedere in un altro modo, con un'altra visione, con un'altra consapevolezza del contatto che possiamo avere con gli angeli. Infatti, guarda caso, le piccole carte Ascolta gli angeli, la prima ci dice sincerità e obiettività. Quindi, essere sinceri con noi stessi e andare davvero a capire che cosa è importante per noi è fondamentale, perché poi ci addolciscono il percorso dicendo sorpresa in arrivo. Quindi, rifaccio una sorta di sintesi. Non sempre si può ottenere quello che si vuole, però è un incoraggiamento comunque a chiedere, perché abbiamo subito dopo l'azione. Quindi chiediamo, ma chiediamo il giusto, chiediamo quello di cui siamo convinti, non perché passavamo di lì e abbiamo deciso di chiedere. Se lo facciamo con sincerità e obiettività, saremo sorpresi di quello che ci arriva. Quindi un bellissimo messaggio pieno d'amore, come sempre, per quanto riguarda i nostri amici angeli, che ricordatevi sono sempre con noi, sempre sul nostro percorso, sempre pronti ad aiutarci e a sostenerci. Anche per oggi ho finito, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di cliccare sulla campanella e iscrivervi al mio canale, così potete sapere sempre quando posto qualcosa. Se volete un contatto con me, trovate che scorre l'indirizzo del mio sito e potete andare anche a vedere quante cose propongo e quante cose possiamo fare insieme. Seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook, seguitemi su Clubhouse. Vi mando tanta luce degli angeli, tanto amore degli angeli. Ci vediamo settimana prossima. Love, Sunabi.